Ciao, bentornati alla mia stanza e oggi vorrei fare un video praticamente dei regali che ho ricevuto per il mio compleanno. Non sono chissà quanti, non immaginatevi chissà quanto il numero spropositato di regali, però sono davvero bellissimi, quindi sono tanto contenta. Uno, nel caso mi vediate strana, è perché sono in HD, quindi ho ricevuto una fotocamera per fare i video appunto in HD, quindi sono strafelice. Ok, siccome non posso farvi vedere la macchina fotografica, questa è la scatola con questa è la, dov'è? È la IXUS 155 della Canon, e quindi questa è la macchina fotografica. Non volevo niente di troppo abnorme, tipo nessuna reflex, anche perché io non sono capace di usarla, quindi la userei solo per fare video. Mi dà fastidio usare una macchina fotografica così, diciamo, professionale solo per fare dei video e non per fare foto. Cioè, magari mi piacerebbe imparare, però non ho le conoscenze per farlo, e quindi preferisco una fotocamera solo per fare video. Quindi. E poi il secondo regalo, tipo più bello di sempre, è stato un nuovo computer, è fisso, quindi non posso farvelo vedere qui perché sennò probabilmente mi verrebbe un'ernia. Quindi ho il computer fisso, visto che il mio era tipo ormai aveva qualcosa come 10 anni, quindi tipo probabilmente la notte si tentava di suicidarsi. E quindi sì, ho un computer nuovo, sì, che bello. Poi un altro regalo, questi sono dei miei amici, mi hanno regalato questa coppia di bagnoschiuma, se non sbaglio. Hanno questa cosa in legno, una specie di porta cosa in legno, e se lo poggio perché è pesantissimo. Sono all'olio d'oliva, quindi non hanno un odore chissà cosa troppo forte, magari. Sapone, ecco. Mi viene in mente solo il sapone sentendo questo odore, quindi non vedo l'ora di provarli. Poi sono un sacco carini in questa confezione, penso che li riciclerò per qualcosa quando finiranno, il che accadrà molto molto presto. Poi mi è stato regalato, siccome non ne faccio abbastanza, un libro di dolci al cioccolato. Quindi i miei amici mi stanno suggerendo qualcosa, tipo cucinaci qualcos'altro, e sono davvero bellissimi. Il dolce è tutto il cioccolato, poi all'inizio, vediamo se riesco a prendere la pagina, c'è anche la storia del cioccolato, quindi come è nato, come si è sviluppato nel tempo, e tutte queste cose qua. Poi ci sono magari i cioccolati più famosi magari dei vari stati, e queste cose qui, quindi sono davvero contentissima. E si dovranno preparare ad assaggiare altri dolci, visto che tanto ne faccio sempre. Poi un altro regalo è stato il mazzo introduttivo di Force of Will, che io non l'avevo ancora. Questo è quello nero, Fantasma di Fuliggine. Ci ho già giocato qualche volta, è davvero carino, nel senso è un misto tra Yu-Gi-Oh! E Magic, come avevo già detto. Però è davvero carino, poi ha dei disegni che sono fantastici. Io vado pazza per le cose nere, quindi il nero si gioca principalmente, diciamo, con il cimitero e ovviamente i non morti, demoni e vampiri e cose varie. Però siccome volevo già farlo o bicolore o tricolore, quindi non so adesso che colore scegliere, forse faccio bianco, nero, rosso, ma non ne sono sicura, quindi adesso vedo un po' cosa mi consiglia il mio consigliere di queste cose, perché comunque io non sono esperta, quindi mi serve un consiglio per queste cose e vedremo poi, al massimo ve ne parlerò più avanti. Poi insieme a quello mi hanno regalato anche la scatola per le carte, con un disegno, non è del gioco, però ha un disegno davvero carino, è fatta così, ovviamente chi conosce delle scatole, è una scatola con il divisore uguale con lo stesso disegno. E basta, carina. Poi ci metterò le carte. Le ho lasciate nella loro scatola appunto perché volevo farvelo vedere com'era. Dentro, oltretutto,
c'è il, ovviamente ci sono tipo le istruzioni. Dentro poi c'è un piccolo glossario con delle istruzioni o comunque delle, praticamente le parole chiave che si trovano nel gioco. Poi c'è un'altra, diciamo, cosa con varie altre istruzioni. Questo è su tipo magari come iniziare il tappetino, come giocarlo, questo è il tappetino. E varie altre cose, delucidazioni, diciamo, sul gioco. Questo è il tappetino, cioè l'area di gioco, che okay, riflesso, e c'è tipo qua per le pietre, diciamo il mazzo delle pietre, i life break, poi magari ve lo faccio vedere bene, il mazzo principale, il cimitero, l'area di gioco, il sovrano, eccetera, eccetera. Quindi chi lo conosce sa cosa, di cosa sto parlando, e se non lo conoscete magari volete che ve ne parli un po', fatemelo sapere con un commento e sarà fatto. Poi... l'ultimo regalo, questo sinceramente non me l'aspettavo, però era davvero un sacco bello quando l'ho ricevuto, quindi sono un sacco contenta. È l'artbook di Kiki consegna a domicilio. Quando l'ho aperto ero tipo sono impazzita, perché è un sacco bello. Ci sono tutti gli schizzi dei vari personaggi, magari come dovevano essere, come li avevano pensati all'inizio e come poi sono andati alla fine, tutti i paesaggi. Ci sono anche alcune annotazioni qua in basso di Miyazaki, che magari parlano dei personaggi, di come è stato fatto, di dove hanno preso ispirazione. Ad esempio, vediamo se lo trovo, all'inizio c'è la città, perché c'è scritto che per un periodo sono stati in Norvegia, forse, adesso non ricordo perfettamente, vediamo, sono stati comunque in una città del nord Europa per prendere ispirazione per la loro città in cui è stato ambientato Kiki, quindi è stato il loro primo viaggio all'infuori del Giappone, ed è stato davvero carinissimo questa cosa del... vabbè, adesso non lo trovo. Comunque, la città, vediamo, è Visby, non so dove si trovi, perdonate la mia ignoranza, è vicino probabilmente a Stoccolma, perché sono andati anche a Stoccolma. Comunque, questa è la città da cui hanno tratto ispirazione, sono degli scorci della città, e sono davvero bellissime. Poi tutti i disegni sono meravigliosi, perlomeno a me piacciono un sacco. Poi mi piace un sacco vedere tipo la strega che incontra in aria, questa è come è appunto come l'hanno disegnata alla fine, e questa invece magari è un altro schizzo di come l'hanno ideata o come volevano che fosse. E poi alla fine ci sono dei, diciamo, le tecniche di animazione, alcune delle loro tecniche, quindi un sacco carino. E poi dopo, alla fine, c'è praticamente tutta la sceneggiatura. Sì, ce lo vediamo magari. Ecco, così c'è l'immagine e poi ciò che succede nel... o ciò che vorrebbero far succedere in quella precisa immagine. Quindi è un sacco bello. Poi io che vado pazza per lo studio Ghibli, appunto, non potevo non essere contenta di questo regalo. L'ultimo regalo è un DVD per completare, non completare, però per andare a, diciamo, quasi completare la mia collezione, è Porco Rosso, e questo non ce l'avevo ancora, quindi sono stata contentissima perché io ho appunto a completare la mia collezione con tutti i DVD dello studio Ghibli, sì, ma principalmente di Hayao Miyazaki, anche se vorrei riuscire a trovare il DVD di Una tomba per le lucciole, che anche se non è di Miyazaki ma è dello studio Ghibli, mi piacerebbe un sacco, solo che è difficilissimo trovarlo, quindi ho guardato anche in varie parti, tipo in italiano non l'ho trovato mai, solo magari in inglese o in tedesco mi sa che l'ho visto da qualche parte. Basta, questo è tutto, e se volete potete anche mettere mi piace al video, condividerlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi qua sotto,
E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!